tutti e benvenuti in un nuovo Svuota la Spesa. Questa volta lo Svuota la Spesa è fatto all'Eurospin, è dell'Eurospin, proprio sulle offerte di questa settimana, quindi dal 22 al 4 marzo. Vi voglio fare questo Svuota la Spesa perché ho preso un po' di cosine in offerta e ve le volevo far vedere. Allora, non vi dico i prezzi perché purtroppo lo scontrino non so dove l'ho messo, però alcune cose me le ricordo, poi le trovate qui oppure sul catalogo online, quindi andatelo a vedere lì. Iniziamo subito. C'erano delle offerte sulle cose per gli animali, quindi per i cani e per i gatti, quindi crocchette, bocconcini, snack, lettiere per il gatto, eccetera. Allora, io ho voluto prendere la lettiera per il gatto, questa qui. Questa qui che è quella all'argilla rossa. Poi ho preso due crocchette da 2 kg ciascuna di croccantini premium, questi qui per taglia media al pollo e tacchino. Questi qui venivano 1,99 euro l'uno, quindi li ho voluti prendere perché di solito vengono un po' di più. Sempre per lo stesso discorso ho preso anche queste per il gatto. Sempre due l'ho prese, questo è per gatti sterilizzati e anche questo mi pare che veniva più o meno sulle 2 euro. Cose che non c'entrano nulla con il cibo, ho voluto prendere queste calze qui che venivano 3,49 euro all'una. Ho preso queste per Alessandro di Cars e queste per Aurora di Paw Patrol, solamente però le Paw Patrol femmine. I calzini servono sempre, quindi li ho voluti prendere a 3,49 euro, insomma è un buon prezzo. E sempre per lo stesso motivo, però non mi ricordo di preciso quanto venissero, però siamo più o meno lì, ho voluto prendere anche 3 paia di mutande l'uno. Sempre Paw Patrol per Aurora, perché quelle di Frozen purtroppo erano troppo piccole, c'era la taglia troppo piccola, e queste qui degli Avengers per Alessandro, perché si era intestardito con queste degli Avengers e quindi le ho preso queste. Poi ho preso il detersivo, questo qui di Marsiglia, questo qui sono 4 litri di detersivo, veniva 2 euro e qualcosa, 2,49 euro anche questo mi sembra, sono 4 litri, è veramente grande, ci fate 50 lavaggi. Io l'ho preso maggiormente per i panni da lavoro di Samuele e per quelle cose, diciamo, che non hanno bisogno di un lavaggio particolare o comunque di un lavaggio delicato, ecco. Quindi questo. Sempre in offerta a 99 centesimi ho preso lo yogurt, questo qui, lo yogurt greco con il miele, così almeno evito di mettere il miele io all'interno dello yogurt. Sono 150 grammi e appunto veniva 99 centesimi, ho preso 4 confezioni. Che noi sapete che lo yogurt lo mangiamo tantissimo. Per lo stesso motivo ho preso questo qui a Aurora, che è quello bianco cremoso, questo qui però è dolcificato con lo zucchero d'uva, vedete? E anche questo è molto buono, è già zuccherato, quindi diciamo che lo mangia più Aurora che noi. Questo qui l'abbiamo mangiato per un bel po' di tempo noi questo, però adesso ci siamo buttati per questioni di alimentazione, ci siamo buttati sullo yogurt greco e quindi continuiamo su quella linea. Poi Alessandro si era intestardito con la nonna di voler prendere una schifezza e ha preso le patatine, queste simil Pringles alla cipolla, che io ancora devo capire quando le mangerà mai, visto che non gli piacciono alla cipolla, a lui gli piacciono quelle normali, lui invece ha voluto prendere queste e vabbè, qualcuno le mangerà sicuramente. Poi andiamo avanti, cerco di farvi vedere prima le cose in offerta, poi vi faccio vedere il resto. Allora, in questa settimana ci sono le offerte sulla colazione, colazione di tutti i generi, e c'era appunto anche in offerta questo qui, che è il pan carré per fare i sandwich americani, e questo veniva, se non sbaglio, sulle 89 centesimi ed è bello grosso. Sono 750 grammi e noi la mattina, quando non voglio fare i pancake, soprattutto il sabato e la domenica, faccio i toast,
con la marmellata sopra e ci piacciono tantissimo. A volte lo faccio anche per merenda. E quindi 89 centesimi mi sembrava un buon prezzo. Sempre in offerta, ma questa volta non mi ricordo assolutamente a quant'era, scusatemi. Sempre in offerta ho voluto prendere questo che è il latte parzialmente scremato. Questo qui è quello che beve praticamente Aurora. Noi abbiamo smesso di bere latte, anche io ho smesso di bere latte da un bel po'. Sempre per la colazione c'erano in offerta il miele, sia d'arancia che, oddio, un altro miele che adesso non mi viene, va bene. C'era sia questo qui d'arancia che un altro. Samuele mi ha detto di prendere questo perché lui ci fa colazione tutte le mattine. E niente, ho preso questo qui. E poi, sempre per la colazione, c'era in offerta questa qui, la crema alla nocciola, che lo so, non è la crema alla nocciola quella buona, senza schifezze, senza grassi, eccetera, eccetera. Però, per quanto la mangiamo noi, che la mettiamo praticamente solo su pancake, una volta a settimana ci sta. Un minimo bisogna darselo, no? Un minimo di sfizietto bisogna che c'è. Poi mi sa che come offerte, no, aspettate, c'è un altro. In offerta a 49 centesimi ho preso questi due piatti, sì, due piatti, questi due pacchi di pasta. Questa qui è la trafilata al bronzo, è buonissima, tiene benissimo la cottura. E ho preso appunto le penne e i rigatoni perché sono quelli che mangiamo di più, cioè che mangiano di più, perché io praticamente mi sono dovuta comprare la pasta integrale che dopo vi faccio vedere proprio per ricominciare a mangiare la pasta. E questa la mangiano i bimbi, loro amano di più i tortiglioni e le penne, c'erano anche i fusilli, però a loro non piacciono, quindi ho preso solamente questi. 49 centesimi a pacco, che mi sembrava un'ottimissima offerta. Poi mi sa che passiamo alle cose che non erano in offerta. Quindi iniziamo. Oh! Adesso passiamo alle cose che non erano in offerta e iniziamo dalla parte quella vegetale, quella buona, sana. Allora, ho ripreso tre peperoni rossi, lo so, allora, sono una malata di peperoni, li ho fatti l'altro giorno gratinati, sono venuti buonissimi e quindi ho deciso di riprenderli perché ho le cosce di pollo, no, le cosce di pollo, ho il petto di pollo in fette da fare che mi è avanzato da ieri sera e quindi ho deciso di fare, io li faccio spesso comunque sia gratinati sia grigliati, insomma, so buoni, mi piacciono i peperoni, sono amante dei peperoni, non mi dite niente per favore, eh? Su, su! Come precedentemente, malata di peperoni e malata di broccolo, ma questo broccolo qua, questo qui che io per farlo piacere ai bimbi, ma ancora non ci sono riuscita, gli dico che è il broccolo ad alberello. Allora, io sono amante di questo broccolo qui, cioè io non amo il broccolo, il cavolo, diciamo che è quello bianco, non amo quello romanesco che è quello con le punte, io mangio solo questo. Quindi, quando, cioè, visto che all'Eurospin è sempre, sempre a 89, 99 centesimi, cioè, come fai a lasciarlo lì? Come fai a lasciarlo lì? E quindi l'ho preso anche stavolta, anche se l'ho mangiato ieri, ma l'ho preso uguale perché mi ci andava. Io amo questo broccolo, lo tengo sempre uno in frigorifero perché non si sa mai, anche soprattutto se sto da sola, mi faccio una bella vellutata di broccolo, questo qui è un bijou. Infine, sempre per le due precedenti, di prima, malata di peperone, broccolo e iceberg. Anche questa si trova già confezionata in questo modo e secondo me è ottima perché allora, questa qui sono mi pare 500 grammi. Mi sembra 500 grammi. Questa qui io ci faccio praticamente due porzioni, nel senso quando sono da sola faccio un quarto, cioè lo divido a metà e divido la metà in un'altra metà e mi prendo un quarto. Quando sono con Samuele la facciamo a metà e ci basta. Quindi questa qui praticamente se sono da sola ci faccio quattro pasti, se sono in compagnia ce ne faccio due. Quindi capite da soli che anche questa girava intorno agli 89 centesimi. In più l'iceberg che è secondo me la
l'insalata più buona che c'è in commercio, quindi che fai la lasci lì, ma anche no. Passiamo al reparto proteine. Allora, Samuele mi ha specificato di prendere la fesa di tacchino e il prosciutto in trancio, e io quello ho fatto, ho preso il prosciutto in trancio, questo ve l'avevo già fatto vedere. Noi prendiamo questo qui perché io lo uso sia per fare l'affettato, sia per farci magari la pasta che ce lo butto dentro al sugo, al posto magari ecco dello speck, per fare anche una carbonara un po' più leggerina. E niente, quindi trancio, questo qui era in offerta e viene 7,99 euro al chilo, e mi è venuto questo qui, sono 854 grammi, 6,82 euro, quindi ottimo. E poi fesa di tacchino, questa qui che io praticamente prendo sempre, aia, sono fatta male, questa che io prendo sempre. Questa qui in pezzo, perché Samuele ci fa merenda con questa prima di allenarsi, e quindi niente, ne ho prese solamente due però stavolta, perché tre mi sembravano un po' troppe. Poi ho preso la pasta integrale. Allora, all'Eurospin hanno solamente tre tipi di pasta integrale, purtroppo, perché a me sinceramente mi piacerebbe anche mangiare anche altre tipologie, tipo a me piacciono tantissimo i fusilli, i rigatoni, le mezze maniche. Purtroppo però all'Eurospin ci sono solamente tre tipi e quelle ho preso. E ho preso appunto le farfalle, queste qui. Poi ho preso le penne e ho preso gli spaghetti, che io sono un amante degli spaghetti. Solamente che qui a casa mia sono l'unica a cui piacciono gli spaghetti, quindi ecco, oggi potrei benissimo farmi gli spaghetti. E sì, oggi mi faccio questi spaghetti qui e me li farò con limone pangrattato e peperoncino. Sì. A posto, ho trovato il pranzo. Niente, ho preso appunto questi, per me questi vengono all'incirca, mi pare, 69 centesimi a pacco, però insomma all'Eurospin la pasta viaggia intorno a quel prezzo, 54, 64, giusto, ecco, la trafilata al bronzo di prima era in offerta a 49, ma di solito viene anche quella sulle 69 centesimi, però ecco, questa è per me, quindi non finirà tanto presto questa pasta. Zona schifezza bambini. Allora, ho preso queste qui che sono le Simil Delis. Sì, le Simil Kinder Delis, perché Alessandro tutte le volte che vede la pubblicità in televisione mi dice: quelle lì le abbiamo finite. E quindi questo è un messaggio subliminale della serie: mamma, vamma a comprare merendine. E quindi mamma ha comprato le merendine. E poi mamma ha pensato anche che, visto che tutte le sere mi chiedono un cioccolatino e io non ce l'ho i cioccolatini dentro casa perché sto più a casa di nonna che a casa nostra, allora ho voluto fare un'altra cosa e ho voluto prendere un dessertino proprio di questi qui, tipo budino al cioccolato. C'era alla vaniglia questo qui al cioccolato e quello alla nocciola al latte. Io ho voluto prendere questo perché noi siamo amanti del cioccolato, i bimbi sono amanti del cioccolato soprattutto, perché lo mangeranno loro questo, perché per me e per Samuele ho preso un'altra cosa. Questi sono per me e per Samuele. Ovviamente la 90% è per Samuele perché io, cioè, non sono particolarmente amante del cacao amaro, quindi la 90% è per Samuele, la 72% è per me. Questo perché purtroppo ogni tanto io soprattutto ho dei cali e delle voglie di cioccolato fondente che voi neanche vi immaginate. Quindi ho bisogno ogni tanto, una sera ogni tanto, di uno sgarretto, e il mio sgarretto sarebbe un quadratino di questa. Quindi l'ho volute prendere per questo. In più voglio provare a farci anche la cremina al cioccolato, diciamo, da mettere sopra ai pancake. Quindi ho preso queste qui per noi, quindi dolci per i bimbi e dolci per noi. Cioè, guardate la differenza, rendetevi conto, va bene. Altre due cosine che ho preso per me, che poi alla fine ho convertito anche Samuele. Uno è il tè verde,
che praticamente l'avevamo finito da un pezzo e non l'ho ricomprato perché c'avevo tanti altri tè, perché c'avevo il tè nero, gli altri tè aromatizzati, però mi sono accorta che io la mattina vado sempre di tisana, quindi il tè nero poi non è che mi piaccia particolarmente, quindi ho voluto riprendere il tè verde perché poi alla fine è anche molto molto buono e molto... come si dice, detossinante, ecco, facciamo le serie. E poi ho voluto prendere questo, che questo qui mi scordavo sempre di prenderlo ed è una mano santa la mattina, perché io non riesco a mandare giù l'acqua tiepida, diciamo, col limone e lo zenzero dentro, non gliela faccio. Cioè, mi viene da vomitare tutte le volte che ci riprovo, che poi io so testarda, ci riprovo, ci riprovo, ci riprovo e poi alla fine non ci riesco. Allora cosa ho fatto? Appena ho visto questo qui all'Eurospin le prime volte ho detto no, cioè fenomenale, lo prendo. Infatti mi è piaciuto tantissimo. Contate che a me il tè al limone comunque già non piace, però questo mi piace tantissimo perché c'ha questo retrogusto di zenzero piccantino molto molto buono. Invece, e solamente no, che è successo? Che praticamente l'ho finito e mi sono sempre scordata a ricomprarlo. A volte mi ricordavo ma non c'era. E a volte proprio mi scordavo, passavo oltre. Stavolta che mi sono ricordata, l'ho preso ed è questo qui, è l'infuso zenzero e limone. Questi infusi costano pochissimo, ve lo dico. Costano pochissimo, all'interno c'è zenzero, radice di liquirizia, scorze di limone, pepe nero, menta, ibisco, quindi comunque è proprio, cioè, c'ha tutte quelle cosine che sono detossinanti, depurative. E sgonfia pancia, quindi perfetto. Questo qui, anzi, cioè una confezione mi durerà pochissimo, secondo me durerà sì e no 2 settimane, però che ci dobbiamo fare? Questo è. Poi, infine, famiglia che mangia le banane, famiglia di scimmiette, ecco qua, ho preso altre banane perché a casa nostra le banane non devono mai mancare, ragazzi, perché cioè, qui si mangiano più banane che in altre parti del mondo, secondo me, quindi ho voluto prendere un'altra confezione. Questa qui è una confezione già preconfezionata da 750 grammi e veniva 1,29 euro. Veniva quanto venivano al chilo le banane normali, però le banane normali non mi piacevano come erano perché erano veramente brutte, ma brutte, e quindi ho voluto prendere queste qui che erano un pochino più verdine perché io tendo a prenderle verdi per poi farle maturare piano piano in maniera tale che quando praticamente sono finite sono mature giuste, non sono mature che devono essere buttate. Ecco, quindi ho voluto prendere queste qui. Poi passiamo invece alle cose di casa. Passiamo invece alle cose di casa. Pacco di fazzoletti, questi qui sono i classici dell'Eurospin, io li prendo sempre perché sono sempre comodi. Poi alluminio che devo ridare alla mia vicina di casa. Sale grosso e sale fino, 17 centesimi a confezione perché mi sono accorta proprio ieri cercando il sale che praticamente l'ho finito e quindi l'ho voluto ripre l'ho presi, l'ho ripresi, non l'ho voluto riprendere, l'ho dovuto riprendere. Infine, l'ultima cosa che non so neanche io perché l'ho presa, perché fondamentalmente non è che sono un amante, sì, lo mangio se me lo ritrovo, ma non è che impazzisco. E solamente che Samuele mi ha detto dai prendilo perché voglio provare a fare un paio di ricettine e l'ho preso. Cos'è? Avocado. Ho preso 2 avocado. Ora non so assolutamente assolutamente cosa farci, se Samuele lo sa bene, perché io non sono molto amante dell'avocado. Ho visto una ricetta che ci fa la pasta come se fossero i broccoli, come la pasta con i broccoli, solamente che è la pasta con l'avocado. Devo provarla, però visto che Samuele mi dice sempre che io provo le cose buone e sfiziose quando lui non c'è, allora mi tocca assolutamente aspettare sabato e domenica, soprattutto sabato perché domenica poi siamo sempre a pranzo dalla suocera, bla 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 bla, e quindi mi sto impeciando con Rossetto e quindi li ho presi 2. Ora li devo far maturare. Mi fate sapere qui sotto tra i commenti se questi devono essere messi
in frigorifero oppure se li devo lasciare fuori, perché non so assolutamente come farli ammorbidire un pochino, perché non è che sono durissimi, ma non so manco mosci. Quindi mi fate sapere qui sotto con un commento questi dove diventano un po' più morbidini, se in frigorifero o di fuori dal frigo. Grazie mille. E niente, questa è tutta la spesa per la modica cifra di 65 euro. E però vabbè, ho preso anche altre cose, non è che, cioè, ho preso anche l'acqua, ho preso delle cose che non dovevo prendere, che non erano in lista, ma che l'ho volute prendere per future questioni, cose per la casa, quindi insomma, siamo lì, più o meno siamo lì sulla spesa media. E niente, io adesso metto a posto tutta questa roba e niente, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.